Cosa ci ha lasciato in eredità l'emergenza sanitaria che abbiamo vissuto intensamente i mesi scorsi e continuiamo a vivere dal punto di vista urbanistico? Cambieremo il nostro modo di concepire gli spazi? Ma sicuramente l'emergenza ci ha visto partecipi di un processo che secondo noi era già in atto. Ha dato comunque il via a un'accelerazione importante di questo processo. Abbiamo capito che il progresso digitale è di gran lunga più avanti dell'uso che noi ne facciamo, quindi ha aiutato tantissimo la riorganizzazione delle nostre attività, pur avendo avuto l'obbligo di separarci tra noi, quindi ci ha permesso di non fermare il nostro lavoro. Quello che però, di cui però ci siamo resi conto è che anche le persone meno sociali si sono rese conto che l'interazione umana è un aspetto fondamentale e imprescindibile delle nostre vite. E quindi soprattutto sui luoghi di condivisione credo che la nostra responsabilità di progettisti e il nostro sforzo di progettisti debba focalizzarsi nei mesi che verranno. I luoghi di lavoro sono diventati dei luoghi molto più fluidi, non esiste più la netta separazione tra casa e lavoro, ma si parla già di divisione tra online e offline nella vita delle persone. Noi dobbiamo lavorare su quello che è tutto il luogo della condivisione, quindi dello scambio tra le persone. Si parla spesso di riqualificare le periferie, agire su questi spazi, significa anche questo quando si parla di spazi pubblici? Certamente, questa sera parlerò del progetto dello Human Technopole. Human Technopole è un edificio per la ricerca medica che fa parte della fondazione di Human Technopole, di cui fa parte anche Palazzo Italia, nell'ex area Expo, all'interno di un più vasto progetto di riconversione dell'area che è il progetto MIND. E il progetto MIND parte proprio dalla considerazione che tutto il progetto deve essere a misura d'uomo, che sembra uno stereotipo ma così non è. Ad esempio tutto il progetto del Common Ground all'interno dell'insediamento di MIND, cioè tutto il progetto del piano terra, di tutto lo sviluppo dell'area, quindi degli attacchi degli edifici e di tutte le aree libere tra un edificio e l'altro, viene studiato come un vero e proprio edificio. Non ci sono ostacoli tra gli spazi pubblici e gli spazi privati, tutto è molto permeabile, così come l'area MIND vuole essere permeabile nei confronti della grande area metropolitana di cui fa parte e che comprende anche le periferie di Milano. E rientra quindi nella definizione di Smart City connessa non solo digitalmente ma anche fisicamente al territorio. Esatto, è connessa al territorio, addirittura il piano di MIND è stato un processo cosiddetto partecipato, quindi sono state coinvolte nelle decisioni e nel disegno delle aree anche le popolazioni locali già presenti sul territorio. È un progetto che vuole essere motore ed esempio per una nuova espansione, ma all'interno e dialogando con la comunità preesistente, in diretto collegamento anche in virtù della fantastica posizione rispetto a Milano e della facilità di collegamento con la città di Milano.